Ciao Bilancia, benvenuti alla vostra lettura dei tarocchi, le previsioni speciali per il 2021. Come state Bilancia? Qui da Mandala Tarot La Stella, vediamo subito le vostre energie per questo nuovo anno con gli animali totem. Bilancia, iniziamo con lo spirito della stella marina e ti dice: apriti alle infinite possibilità. Fantastica, questa è parte dell'elemento acqua, quindi mi parla di fluire, lasciarti un po' fluire, aprirti alle infinite possibilità vuol dire non essere rigido, non essere inflessibile, non essere cinico, ma di lasciarti un po' trasportare come fanno le creature del mare, si lasciano fluttuare dalle onde, dalle maree. E aprirsi a infinite possibilità vuol dire anche avere tanta fiducia che la vita quest'anno avrà in serbo per noi una stella. Ricordiamoci anche negli arcani maggiori che la stella rappresenta il successo, la realizzazione dei propri sogni. E questo aprirti alle infinite possibilità vuol dire appunto non avere la vista tappata come il cavallo, no? Che guarda solo davanti, ma di lasciarti anche stupire dalle cose eventuali anche improbabili, di arrivarci appunto con la mente serena, ma aperta, aperta al nuovo, a provare anche cose nuove, a conoscere nuove persone. Ti chiede di aprirti completamente e anche la luce. A parte che un segno d'acqua mi fa pensare al rosso, all'energia del fuoco, quindi ti chiede anche di incarnare la passione, la vitalità. Wow! E il secondo consiglio, infatti, poi è lo spirito della falena. Moth Spirit dice: surrender now, arrenditi ora. Come fa la falena? Sai cosa fa la falena? Che brucia di passione, tanto da gettarsi letteralmente sulla fiamma. Sì, si osserva facilmente in natura questo fenomeno, a parte che cercano la luce perché sono creature notturne, quindi sono attratte dal loro opposto, che è appunto la ricerca della luce. Ma come la farfalla ha in comune il senso della trasformazione, quindi ti chiede arrenderti definitivamente, il consiglio è abbandonare il tuo controllo, il voler controllare tutto, di lasciarti stupire anche dalle cose imprevedibili della vita e imparare a fluire con quelle. Trasformarsi vuol dire anche rigenerarsi, e quale migliore energia che quella purificatrice del fuoco per rinascere appunto dalle ceneri come una fenice in questo anno nuovo. Quindi arrenditi adesso a tutto ciò che non puoi controllare e sii pronto a rinascere, a rigenerare completamente la tua energia verso la luce, quindi per una nuova illuminazione, una vita illuminata, diciamo, o una maggiore lucidità mentale, una chiarezza, una consapevolezza nuova. Carissimi Bilancia. La terza carta, wow, 10, ed è Buffalo, lo spirito del bufalo, e ti dice che l'universo abbondante provvederà. Per questo ti dice di molla la presa, smettila di voler controllare tutto e abbi fiducia, è come buttati perché tanto sei protetto. 10 è anche il fine ciclo, un cambiamento è necessario. Quindi ti dice di tagliare completamente con cose del passato, magari anche con delle ferite, che non ti servono assolutamente più. E l'universo abbondante, poi guarda come te lo dice con un bufalo, che è un animale veramente grande, grosso, che rappresenta la terra, ma anche il fuoco, il vigore, la potenza. Ti dice: stai tranquillo che sei in buone mani, stai tranquillo che l'universo provvede. Quindi non avere paura, ma al contrario, abbi tanta, tanta, tanta fiducia. Wow, iniziamo davvero bene. Vediamo adesso, anziché passato, presente e futuro, con gli arcani di Marsiglia, mese per mese. Quindi iniziamo la tua energia dei primi 3 mesi dell'anno, così ci facciamo una bella panoramica di tutto l'anno. Gennaio, adesso febbraio e marzo per la bilancia. Gennaio.
gennaio, febbraio, marzo. Gennaio, febbraio, marzo. L'angelo della temperanza è uscito in tantissimi segni, incredibile, in tantissime letture. Quindi, cari bilancia, gennaio voi lo iniziate con un 1, ossia quale sintonia migliore che iniziare? Sa proprio di nuovo inizio, con le Baudelaire, con il mago, che è il nostro grandissimo alchimista dei tarocchi, è quello che trasforma il piombo in oro, è quello che ha già tutto ciò che gli serve sulla sua tavola, è quello che con due cavolate che ha sul tavolo è capace di creare meraviglie. È come il cuoco che crea un piatto spettacolare con degli avanzi, per esempio. Quindi sarai pervaso da una grandissima creatività e sarai operativo. È il grande manifestatore questa carta, quindi di ottimo auspicio. Inizi proprio col piede giusto, con un bel cappello a forma di otto, quindi infinite possibilità, come suggeriva la stella marina, pronto come recipiente per accogliere queste possibilità, queste ispirazioni, queste chissà idee geniali che ti aiuteranno a manifestare i tuoi sogni e ciò che desideri, ciò che più desideri. Wow! E guarda che salto evolutivo dall'1 al 14. Una volta quindi che ti arrendi a tutte invece le cose che non ti servono, che non ti fanno avanzare, arriva l'angelo della temperanza. Ed è un angelo che viene a portarti un nuovo equilibrio. Oppure una bella bionda, chissà. Quest'angelo biondo viene a equilibrare cuore e mente. Il nostro lato maschile, femminile, tutti i nostri conflitti e contrasti, sarà come un balsamo per l'anima. Finalmente troveremo la pace e la serenità. E questo messaggio, come ti dicevo, che è uscito in tante letture, credo che dopo un 2020 così duro e così faticoso, credo che sia veramente un'ottima carta. Sì. E poi, dopo il 14, il 15, che è l'energia del diavolo. E sotto il buffalo, poi sotto il bufalo, il diavolo rappresenta la grandissima energia sessuale creativa dal nostro centro del chakra radice. Quindi sarai ben radicato sul suo trono, sul tuo trono. Ricordati che l'universo abbondante provvederà, quindi abbi fede, abbi fiducia. Sii leader della tua vita, seducente nelle tue proposte come fa il diavolo. E sarai capace di creare ma anche manifestare, quindi quello che è iniziato a gennaio con il mago, qua con l'energia del diavolo a marzo già lo stai manifestando e materializzando. È meno, diciamo, di auspicio riferito alle relazioni, ma siccome i tarocchi sono evolutivi, fa 1, 14, 15, quindi questo è un grandissimo alleato. Sappi godere della sua energia perché ti farà avanzare con grinta, passione e entusiasmo in tutte le situazioni. Vuol dire che dovrai appunto mettere completamente da parte le tue paure, la paura di fallire, paura, tutte quelle che abbiamo, ti dice di lasciartele alle spalle, bruciale assieme alla falena, perché questo è il momento di prendere il dominio della tua vita, delle tue azioni, delle tue scelte. E ora vediamo come prosegui, il tuo anno. Con aprile, maggio, giugno. Bilancia. Eccola qui. Volata, schizzata via completamente. Quindi, aprile lo inizi con il 5 di spade, quindi ricordati bene, dall'energia del diavolo, questa carta, il 5 di spade, rappresenta una sconfitta. Potresti, però, è una. In realtà, il protagonista è quello che ha vinto la battaglia sugli avversari, ha avuto la meglio sugli avversari, però rappresenta una sconfitta perché è come una vincita in cui fondamentalmente nessuno vince davvero. Chissà, magari li ha spogliati, li ha umiliati, insomma, in qualche modo che non gli rende onore. Ha vinto, però. Non ha vinto con mezzi leciti, diciamo. Ha comunque vinto, però non è una vincita di cui essere orgogliosi davvero.
Quindi per quello ti dice usa al meglio l'energia del diavolo, usa magari il potere della seduzione, ma non per fregare gli altri, ma semplicemente per essere tu convincente. Oppure attento per far sì che non si verifichi invece che non lo facciano a te, di non subire tu questa sconfitta, quindi ti dice di stare in guardia. E abbiamo il 10, dal 5 al 10 e questa è una carta eccellente, carissimi Bilancia, questo è il 10. Ho il 10 di Pentacoli, come vedete, parla di una vita armoniosa familiare, quindi i soldi. Gli ori rappresentano i soldi, la materia. Quindi vuol dire che economicamente stiamo bene, che abbiamo raggiunto un ottimo livello, che abbiamo fatto un ottimo lavoro, che siamo sereni e in più che siamo circondati, appunto, vedete, c'è il vecchio, c'è il bambino, c'è la coppia, ci sono i cani, c'è tanta abbondanza. Ci parla di tanta abbondanza materiale, ma anche di affetti. È una realizzazione completa. Quindi i pip urrà, cari Bilancia. Quindi chissà dopo una situazione di conflitto. Comunque usciremo, ne usciremo bene. Magari era un conflitto, non lo so, per alcuni di voi legati a un'eredità. Sì, è vincere, però vincere forse a scapito di qualcuno, ma d'altronde forse vuol dire che doveva andare così. E dopo questo 10, dopo questa armonia familiare, sociale, questa abbondanza e opulenza, come se non bastasse, ci arriva anche un asso di bastoni che rappresenta l'azione, yes, ma anche la sessualità, una proposta d'amore, una proposta affettiva, un'occasione da prendere al volo, da non lasciarci sfuggire, perché è come se il cielo, l'universo apre e dice: tiè, questo è per te. È come anche un premio, chissà, o un sogno che si avvera e che stiamo materializzando. In ogni caso, è un asso, ragazzi. Abbondanza, nuovi inizi e vediamo come continua il tuo anno con luglio, agosto, settembre. Per la bilancia. Luglio, agosto, settembre. Che bello. Allora, 4 di pentacoli, quindi 4 di ori. Mi parla proprio di energia tra tutte queste carte, anche della panoramica, energia materiale, energia di soldi, perché anche il 4 di pentacoli, vedete come stringe il borsellino? Protagonista di questa carta in genere è riconosciuto come l'avaro o colui che trattiene a sé, che se lo stringe bene al petto, che non vuole dividere con nessuno, chissà per paura di essere derubato, per paura che gli manchi qualcosa, e quindi vuol dire che in questo momento comunque stai bene, che sei fortunato, però ti esorta anche a condividere, a non trattenere troppo, perché comunque vuol dire che sennò vivi la coscienza di scarsezza anziché la coscienza di abbondanza. La coscienza dell'abbondanza è quello che ci permette di attrarre ancor più abbondanza nella nostra vita. Se invece ci sentiamo miseri pur avendo, direi che ne abbiamo, perché abbiamo il 10 di denari, che qua vuol dire che va tutto bene, che i nostri bisogni economici sono coperti. Quindi esorta a mollare un po' la presa. Io credo che si riferisca anche, perché i pentacoli appunto sono anche l'energia dell'autorealizzazione. Quindi mi parla anche di a volte inflessibilità o bisogno di controllo, quindi non ricadere più avanti nell'eccessivo voler controllare tutto e tutti nella tua vita. Lasciati anche sorprendere, lascia lo spazio alla vita per sorprenderti, cari Bilancia. E poi abbiamo il Fante di Coppe, infatti. No, mi ha fatto ridere, sapete perché? Perché c'è il maialino che vola, mi ha ricordato una puntata dei Simpson in cui diceva Smithers, il signor Burns diceva Smithers, io farò una donazione di non so quanti miliardi a questa associazione quando i maiali voleranno. E lo diceva davanti a una finestra, in quel momento passava un maiale che volava, che era stato lanciato da Homer Simpson, va bene. E quindi si riferisce di nuovo alla stella marina. Apriti alle infinite possibilità, anche alle cose più improbabili. Questa comunque è una carta che parla invece di sentimenti, perché sono coppe, è il Fante di Coppe,
è fishy washy, è come un provolone, ma può essere anche al femminile, questa energia è come qualcuno che ci prova con noi. È un'offerta d'amore, messaggi d'amore, un'energia abbastanza giovane, a volte anche immatura, ingenua, ma dolce. Parla proprio di leggerezza, di spensieratezza, per alcuni un'avventuretta, è una cosa del genere, però appunto è come la cosa più improbabile è quella che, insomma, l'offerta più improbabile che non ti aspetti arriverà proprio dalla persona che meno ti immagini, una cosa del genere vuol dire questa carta. E alcuni di voi invece non gradiscono perché se ne vanno, dicono tutto qui, mi aspettavo di meglio. Dice l'otto di coppe e se ne va perché comunque queste coppe qualcuno le avrebbe riempite. Sono coppe piene e il protagonista della carta, donna o uomo, non importa, sapete che le energie sono sempre, possono essere un viceversa, preferisce lasciarla lì, quelle coppe, quella o quelle coppe e andare verso una nuova alba. Quindi sceglie per se stesso una nuova direzione, un nuovo cammino perché forse è consapevole che o si è già riempito abbastanza, dov'era, o che non era comunque sufficiente e quindi deve andare a cercare altrove questa abbondanza, sempre per alcuni di voi. Ma è probabile che sia riferito a questo nuovo incontro. E vediamo, bilancia, come concludete l'anno adesso con ottobre, novembre, dicembre. Quindi uno ce l'abbiamo qui. Definitivamente altri pentacoli, insomma, bilancia, quest'anno è veramente l'anno dei soldi, è incredibile. Poi il re di oro, allora ha l'energia dell'imperatore ed è come un genio. Questo è un imprenditore per qualcuno, è trovare una persona matura con esperienza che gestisce gli affari al meglio. È il genio della finanza ed è molto saggio. Non è solo la barba bianca, ma perché ha il lupo, che è uno degli animali sciamanici per eccellenza in quanto a saggezza e maturità. Poi è avvolto nell'energia del fuoco, quindi potrebbe essere Ariete, Leone o Sagittario, oppure allora una persona che incontrerete o che voi stessi incarnerete questa energia. Però vuol dire assoluto successo finanziario. Guardate come contempla il suo lingotto d'oro, vuol dire che gli affari vanno bene e può anche permettersi di stare comodamente seduto a sorseggiare un brandy nella sua meravigliosa biblioteca o nelle vacanze in montagna, chissà. E ottobre, novembre, il 4 di coppe, ecco, invece riferito ai sentimenti, di nuovo il 4 di coppe è come l'insoddisfatto invece, che gli viene fatta una proposta, no? Ha tre coppe piene, ma lei o lui focalizza la propria attenzione nell'unica coppa che è vuota. Cosa vuol dire? Che qualcuno ci ha fatto una proposta, ma per noi quella proposta non è soddisfacente. Molto simile all'otto di coppe. Però diciamo, qua ci sta meditando, qua invece se ne va proprio. Perché probabilmente perché ha qualcosa di meglio tra le mani. Ma in questa carta invece è come vedete. Si concentra sull'energia più malinconica quando invece questa coppa però ha colori rosso passione e arcobaleno. Potrebbe anche essere l'offerta fatta da questo personaggio, magari una persona che offriva, garantiva una stabilità materiale, dice cavoli, ma perché non mi innamoro di uno così, porca miseria. E viceversa, potresti essere tu l'uomo e quello la donna, eccetera. È come che invece magari ci innamoriamo sempre della persona sbagliata e non di quelle che hanno dei valori meravigliosi o che sono la cosa giusta e migliore per noi, e noi invece no, ci innamoriamo sempre delle persone che magari ci abbandonano, ci lasciano, ci fanno del male. Che te devo dire? Ma non credo, io credo che sia solo un momento di riflessione. Perché novembre comunque è il momento anche della trasformazione, ricordiamocelo, autunno, si spogliano gli alberi, cadono le foglie, si trasmuta l'energia e io credo che invece dopo questa meditazione bilancia farete la scelta migliore per voi perché arriva di nuovo, perché è uscita già prima, il 10 di pentacoli, il 10 d'oro, quindi soldi, armonia familiare, famiglia, stabilità, unione, abbondanza, rosso, passione,
bellezza, avvolti nell'oro, nell'energia del sole, della genuinità, della purezza di sentimenti. Loro sono vestiti di bianco. Che dire, voi chiudete l'anno, questo è il vostro dicembre, il prossimo dicembre. Se quest'anno Natale, per colpa del Covid, non staremo così, il prossimo sì. Oh, e Bilancia però, wow, che lettura, vedo tanta abbondanza. Quindi se adesso ti trovi al momento di doverti arrendere, di dover lasciare qualcosa nel passato, lascialo, perché definitivamente, come ci consigliava il bufalo, l'universo abbondante provvederà. E guarda tu, c'è 2 volte il 10 di pentacoli, a me non esce mai questo. E adesso vediamo, in concreto solo l'energia dell'amore, Bilancia, estraggo 3 carte. Sono le risposte degli angeli. Quindi tu pensa a una domanda, questa è la prima risposta. Amore o ciò che ti sta a cuore? Poi ripassiamo il tuo anno. Seconda domanda, amore, cosa vuoi sapere? Uscita per prima. Terza domanda, amore o ciò che ti sta a cuore? Sapere. Bilancia. Eccola qui. E vediamo la prima risposta. Wow, dice ce l'hai fatta. Congratulazioni, sei sulla strada per il successo. Sciogli tutte le riserve della situazione perché si concluderà nel migliore dei modi. Prendersi cura di se stessi concorre alla creazione di una vita di successo. Avere molte cose di cui essere grati è meraviglioso, ma fai attenzione a lavorare senza esagerare per evitare di stancarti troppo. Prenditi del tempo per godere di pace e tranquillità. Vediamo la seconda risposta. Bilancia, questo sei tu. Ti dice: trova un compromesso. Perché questa situazione si concluda felicemente, ti sarà necessario scendere a compromessi. Concediti un po' di tempo per fare chiarezza su ciò che conta davvero per te e prendi nota delle questioni su cui invece saresti disponibile a cambiare la tua posizione. Lavora per trovare un accordo vantaggioso per tutti. Resta aperto a un tipo di cooperazione che permetta a te di ottenere ciò che vuoi e agli altri di realizzare i loro desideri. Sii oggettivo nel trovare un equilibrio che ti consenta di rispettare il punto di vista di tutti senza tradire i tuoi principi. Ecco a cosa si riferiva infatti questa carta del conflitto, della sconfitta. Devi trovare un compromesso di equità per tutti. E vediamo la terza risposta, che è d'oro. Ti dice opportunità. E dai, cosa ti ho detto prima? Opportunità, questo bel asso. Crescita positiva ed espansione sono all'orizzonte. Forse questa opportunità ti ispirerà con un'intuizione, oppure potrebbe essere la possibilità che aspettavi per cominciare a realizzare idee rimaste in stand-by. Magari stavi cercando di manifestare l'opportunità per cambiare lavoro, per acquistare o vendere casa o far entrare l'amore nella tua vita. I tuoi angeli stanno per spalancarti una porta che conduce a qualsiasi cosa desideri. Varcala subito. Wow, quando dici, no? Quando si dice che si chiude una porta, si apre un portone, o chiude una finestra, si apre un portone, arrenditi e abbi fiducia. Ma vabbè, dai, ma che meraviglia. Diamo una ripassata ora al tuo anno completo. Se ti sta piacendo questa lettura, mi raccomando, Bilancia, regalami un like, iscriviti al canale, commenta, condividi, così mi aiuti a crescere. Bilancia, e allora iniziate quest'anno all'insegna della stella marina. Quindi apritevi alle infinite possibilità. Non siate testoni né cinici, ma flessibili. Arrendetevi alle cose su cui non potete, insomma, che non potete controllare e lasciate andare, fidatevi dell'universo perché ha per voi tante sorprese di abbondanza. Sarete creativi e abili nel saper utilizzare le opportunità a vostro favore. Troverete un equilibrio che vi darà tanta pace e serenità. Diventerete padroni delle vostre scelte, con grande carisma e personalità, vi troverete in una situazione di conflitto, ma
visto quello che viene dopo, che è il 10 di pentacole, ne uscirete splendidamente, quindi comunque sia, finisce a vostro favore e addirittura arrivano grandi opportunità di amore o di abbondanza. Dice, non siate avari, ma condividete la vostra gioia, la vostra personalità, apritevi al nuovo, mi raccomando, non stringete troppo al petto, non trattenete, insomma, apritevi. E riceverete anche diverse offerte o un'offerta in concreta di amore, flirt o una riconciliazione. A volte sono anche delle scuse, il fante di coppe, anche se un po' immaturo. E qua dice che non, forse non prenderete questa opportunità o andrete in una vostra, in un'altra direzione perché è meglio per voi, perché è quella più giusta. Poi ci parla che gli affari andranno splendidamente o troverete una persona. Questo che rappresenta la stabilità materiale o situazione o voi incarnate questa energia, che io credo sia così. Smettetela di guardare la coppa, il bicchiere mezzo vuoto quando invece è completamente pieno, quindi non lasciatevi prendere dalle sentimenti, emozioni di paura o di vuoto perché vi aspetta comunque un 10 di pentacoli, la serenità familiare, l'armonia, la stabilità finanziaria e l'energia del sole. Questo è dicembre, un anno splendido. Poi ti dice ce l'hai fatta, trova un compromesso quando il conflitto si presenterà e cogli al volo le opportunità d'oro che ti si presentano con gli occhi bene aperti. Vediamo che messaggio ci regala l'universo. Bilancia. Ecco perché adoro la magia. Ti dice apertura. Appunto, apri, apri, apri queste braccia. Abbi fiducia, non ti chiudere al mondo. Vediamo la frase. Ah, è questa riferita alla falena. Vedi, la prima ti dice solo chiudendo le porte dietro di uno si aprono finestre del divenire. Poi dice, quando smettiamo di essere il centro drammatico delle nostre vite, otteniamo un'abbondanza che ci dà la pace. Apertura, apriti, non chiuderti, non essere cinico, apriti alle infinite possibilità e alla bellezza delle sorprese che la vita ci regala. Bilancia, volevo chiudere in bellezza con te con una carta degli oracoli della saggezza. Ecco, questa si è girata. Appunto, dai, che meraviglia. E guarda, poi è dentro una conchiglia. Io credo che ti parli di qualche segno d'acqua, perché infatti hai quasi tutto, pentacoli e coppe. Comunque, 22 e ti dice blessed, vuol dire che sei benedetto, che ci sono tante benedizioni per te in arrivo quest'anno. Avvolto da un'energia rosa che rappresenta la purezza, l'essere infantile, la tenerezza, quindi quell'energia pura e innocente. Quindi sentiti grato, vedete che ha le mani per dire grazie, sentiti grato già di tutto ciò che hai e di tutto ciò che hai in arrivo per te. Carissimi amici della Bilancia, grazie per essere stati con me. Io vi mando un bacione, vi saluto, ci rivediamo dopo la Befana. Ciao!